Buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Come potete vedere qui alle mie spalle c'è un po' di disordine, ma semplicemente perché sto facendo il decluttering del mio armadio. Io mi sono avvicinata da un po' di tempo, da un paio di mesi al minimalismo. Ho iniziato facendo una pulizia, come vi ho parlato anche in altri video, dell'enorme quantità di biancheria per la casa e per i letti che avevo in una enorme cassapanca e mi sono trovata benissimo e adesso sono passata all'armadio. Vi faccio vedere il prima e il dopo della mia parte di armadio e poi voglio con voi fare appunto il decluttering di tutti i miei vestiti. E niente, adesso vi lascio al video e ci vediamo dopo per i saluti finali. Nel 2003-2004 questa era una maglietta con Eddie Guerrero. Io con i miei nipoti guardavamo SmackDown, non so come si chiama, il wrestling, e mi piaceva molto appunto questo wrestler che oggi non c'è più, è morto per infarto. Quindi questa qui l'avevo comprata perché ero appunto fan di questo wrestler e mi era piaciuto comprare la maglia, quindi questa qua la tengo ancora per un po'. Poi ho questa giacca che utilizzo in autunno barra primavera, e anche questa qua andrò a tenere, come d'altronde andrò a tenere anche questa, che sono le mie uniche due giacche appunto che utilizzo in autunno e in primavera, quando non fa ancora caldo oppure non fa ancora troppo freddo, e quindi questa in serata, quando si esce la sera, quando c'è un pochino di arietta fresca, va benissimo, li terrò anche questo. Questa gonna, a dirvi la verità, questa gonna è da parecchio che non la metto, e quindi è una di quelle cose, questa andrà proprio buttata. Questa non la regalo nemmeno, non la metto nemmeno nelle cose che dono perché è parecchio vecchia, e ha anche più di una parte dove avevo cucito, dove era andato a cucire qualche piccolo strappo. Quindi questa qua per il momento la metto a terra perché è una di quelle che andrà buttate. Poi ho questo vestito, che in realtà questi sono due pezzi diversi, cioè questo vestito, un vestito da cerimonia, da sera, però a dirvi la verità l'avevo comprato
quando dovevo andare a un matrimonio, ma poi non l'ho effettivamente non l'ho mai messo, perché poi ne avevo comprati due e ho optato per il secondo. Questo è una di quelle cose che penso che metterò per donarlo, per darlo via, per regalarlo. Quindi devo mettere qua. Mentre questo spolverino, questa giacchettina, questa non faceva parte del vestito, questa la voglio tenere perché appunto questa è per metterla d'estate, non so, per una cerimonia o per andare a cena in un ristorante un pochino più elegante, quindi è uno spolverino, una giacchettina più elegante, questa la tengo. La gonna, questa è una delle gonne che utilizzo per uscire in estate. Devo dire che non la metto molto, però questa è una di quelle gonne che comunque penso che terrò ancora, che per questo anno terrò ancora. Quindi questa è un'altra delle cose che andrò a tenere. Una cruccia, questa qui è un'altra gonna che devo dire che pure utilizzo moltissimo. Questa è una gonna stretta, ha la cerniera qui nel lato, e questa la utilizzo molto. Anche questa sono gonne per lo più che io metto in estate. Stessa cosa vale per questa. Questa è più pesante, infatti io questa qua con le calze la vado a mettere anche in primavera o in autunno quando non fa ancora caldissimo, quindi la metto con sotto le calze. E anche questa per il momento terrò. Questa qua è una delle mie gonne preferite, quindi logicamente andrò a tenere anche questa. Questa la utilizzo spessissimo d'estate, uno di quei vestiti, uno di quei capi che con una camicetta, con una canottierina sopra si abbina tantissimo. Questa invece è una di quelle che intendo dare via. Questa ce l'ho da tantissimi anni, ce l'ho addirittura in due colori. L'altra fra un po' l'andremo a tirare su, ed è una di quelle che penso di aver messo sì o no una o due volte, quindi è una di quelle gonne che sicuramente andrò a dare via, o al massimo la terrò per metterla in casa, per andare in spiaggia. Questa qua è una canottiera, un toppino, che anche utilizzo parecchio d'estate, soprattutto a luglio agosto quando fa caldissimo. E quindi senza ombra di dubbio è una delle cose che terrò. Questo è un vestito da cerimonia, con questo ho fatto il battesimo a mio figlio. Per il momento per metterlo dovrei dimagrire un po', quindi potrei anche darlo via, però questo è uno di quei vestiti che per il momento non mi sento ancora di dare via, anche perché sono all'inizio del mio percorso di minimalismo, comunque mi sto approcciando al minimalismo e quella è una delle cose che no. Questo vestito d'estate lo utilizzo tantissimo, soprattutto se dobbiamo andare fuori la sera. Ecco, questo è uno di quei vestiti che è molto, si adatta molto a qualsiasi cosa, si adatta sia per una cena, sia per un'uscita informale. È abbastanza elegantino, molto carino ed è uno di quelli in cui mi sento veramente comodissima, quindi è uno di quelli che terrò. Quest'altro vestito, questo è tipo prendisole, questo qua purtroppo ha un difetto. D'estate soprattutto se c'è un po' di vento tende ad alzarsi, quindi questo lo voglio tenere per andare al mare, quindi lo terrò per andare in spiaggia perché è comodissimo. Ne ho anche un altro messo fra i vestiti di casa che lo utilizzavo appunto questi anni per andare al mare, quindi penso che quello lo butto e questo qua lo utilizzerò a posto dell'altro appunto per andare al mare, per andare al mare oppure per stare in casa comoda. Quando sto in casa comoda, questo è uno di quei vestiti proprio che cade benissimo. È molto comodo, non impiccia. Ecco qua l'altra gonna,
uguale alla gonna blu. Solo che questo è questo color grigio tortora. Anche questa qua, o la do via o al massimo la tengo per casa quando, non so, quando dobbiamo dare il piano, quando vado in giardino, perché io d'estate preferisco la gonna e i pantaloncini, quindi vedrò che fine farla fare. Quest'altra gonna, questa è una gonna che cade un pochino tutta a pizzi. Questa qui fa parte di un completo gonna camicetta, ma io la utilizzo anche sotto alle altre camicette, quindi è molto versatile. Questa qui per il momento è una di quelle cose che terrò, perché comunque anche questa io la utilizzo moltissimo quando esco. Pantaloncini corti, questi l'anno scorso li ho presi, l'anno scorso, la scorsa estate, e li ho messi tantissimo. Sono super comodi, mi piace come vestono, e li ho usati tantissimo per le uscite giornaliere, per andare al supermercato, per uscire a prendere il pane, andare a fare una passeggiata, quindi li terrò. Questa magliettina anche è stato un acquisto dello scorso anno, perché ero rimasta praticamente senza magliettine, avevo solo canottiere o top, quindi questa l'ho comprata lo scorso anno e si abbina benissimo con i pantaloni e con i pinocchietti, perché ho anche due pantaloni a pinocchietti, e anche questa l'ho usata moltissimo. Questa maglia bianca, questa sinceramente ce l'ho semplicemente per metterla tipo fine aprile, inizio giugno, quello è il periodo, perché appunto non mi va di mettermi la canottiera perché fa ancora freschetto, e non puoi mettere la manica lunga perché fa caldo. Però questa è una di quelle maglie che non ci vado pazza, quindi è una di quelle che sicuramente otterrò per quando faccio l'ennè, quando faccio qualche impacco ai capelli, oppure vado a dare via. Questa qua fa parte sempre delle magliette che utilizzo quando non fa ancora troppo caldo o quando comincia a fare freschetto. Questa la metto moltissimo appunto nel periodo che va da fine aprile a inizio giugno o da fine settembre a metà ottobre. Questa la indosso tantissimo. Stesso discorso vale per questa, quindi queste sono due magliette che vado a tenere sicuramente. La mia canottiera barra top barra camicetta, questa mi piace tantissimo, ce l'ho da alcuni anni, ce l'avrò minimo da 6-7 anni, questa è di buona qualità, infatti si è mantenuta in modo perfetto, e questa d'estate è una delle mie preferite. Questa la metto quasi, non dico tutti i giorni, ma la metto spessissimo quando faccio le uscite giornaliere, appunto per andare a fare una passeggiata, eccetera, eccetera. Altra canottiera, questa è nera ed è uguale a quella di blu. Io ho parecchie gonne, ma in verità per l'estate, come pezzi di sopra, ho quei 4-5, le 4-5 camicette barra canottiere. Poi, questa è la camicetta, il lato di sopra della gonna che avete visto prima. Anche questa ce l'ho da diversi anni, anche questa è di ottima qualità e credo di avercela da circa 10-12 anni, da tanto. Questa l'ho comprata ed è uno di quei pezzi di vestiario che comunque metto quando magari voglio essere un po' più preparata, un po' più carina, magari per un'uscita con mio marito, per andare a qualche cena, qualche festa. E quindi questo è uno di quei capi che comunque, anche se utilizzo poco, metto con regolarità ogni anno. Poi c'è questa camicetta che non mi fa impazzire moltissimo. Io per il bianco non è che vado molto pazza. Questa è una camicetta che comunque mi è capitato di indossare qualche volta, quindi sì, per il momento credo che la terrò. Altra gonna, questa insieme
quella leopardata è una di quelle gonne che comunque metto giornalmente anche per stare in casa, quindi per quest'anno la tengo ancora. Questa qua è la mia canottiera super comoda, super larga, che indosso sopra a pinocchietto, quindi anche questa va nelle cose che terrò. Il mio vestito, ho fatto tanti video con questi vestiti e questo sicuramente è il mio vestito preferito. Questo è il mio vestito preferito in tutto, anche questo ce l'ho da 6-7 anni. Siamo stati interrotti dal telefono e niente, questo è il mio vestito preferito in assoluto, questo lo metto per tutto, questo è comodissimo. Ci ho girato una marea di video d'estate, questo lo tengo. Poi qua c'è questa gonna che ormai è arrivato il tempo di separarci, perché comunque è molto consumata, anche la molla sopra non regge più, quindi questa è una di quelle cose che anche se ha malincuore ormai ha fatto il suo tempo, l'elastico sopra è andato, è proprio partito. E niente, questa non può essere nemmeno donata, è una di quelle cose che andrò a buscare. Poi un acquisto recente che ho fatto l'anno scorso, questa magliettina smanicata, anche con questo ho fatto tanti video, e anche questa vado a mettere sul pinocchietto. Ho due pinocchietti, uno così normale e uno con il merletto, che d'estate utilizzo abbastanza. Ho abbinati a questa maglietta, ho abbinati all'altra maglietta, quella lì, l'altra canottiera, quella lì verde che vi ho fatto vedere prima. Quindi questi come vestiti estivi, questi per il momento li tengo. Poi ho i due giubbotti invernali, questi li tengo qua semplicemente perché sto sistemando l'armadio, e adesso erano tutti i vestiti estivi che ho deciso di tenere. Mi siedo un pochino qua. Poi ho declatterato già in anticipo, cioè quando ho fatto il cambio stagione avevo già declatterato sia i vestiti primaverili barra autunnali che i vestiti invernali, quindi non penso che andrò a farvi vedere quelli, magari ve li farò vedere in un altro video. Come vi ho detto, come vestiti autunnali primaverili io soffro molto il freddo, quindi indosso per lo più pantaloni, quindi sia per il periodo autunnale che per il periodo primaverile ho dei pantaloni in cotone, caldo cotone, quindi proprio adatti a quel periodo, e ne ho tenuti 4-5 paia. Stessa cosa le magliette autunno primavera, quindi quelle lì un pochino più leggerine, ne ho tenute 3. Poi conto questa prossima primavera di comprarne qualcun'altra che mi stia meglio addosso, anche perché ho tenuto le 3 magliettine primavera autunno, quelle che mi stanno meglio addosso, quelle che mi piacciono di più. Però alla fine 3 magliette per l'autunno, anche in un armadio il più minimalista possibile per quanto riguarda quella che sono io, sono comunque poche, perché magari può capitare che ti sporchi, può capitare che piove, non si asciuga quando fai la lavatrice, quindi una magliettina barra due magliettine in più per il periodo autunno-primavera le vorrei acquistare, quindi magari la prossima primavera, se trovo qualcosa di carino che mi piace, andrò ad acquistarla. Questi che ho fatto i decluttering sono i vestiti, gonne, pantaloncini, magliette, camicette che terrò, perché per il momento sono tutte cose che ho utilizzato le scorse estati, sono cose che mi piacciono, sono andata ad eliminare quei capi che non mi andavano più bene, che si erano ormai troppo consumati o che non mettevo da tanto, e soprattutto avevo anche in questo caso già fatto una cernita anche dei vestiti che comunque indossavo, tenevo lì nell'armadio nella speranza di dimagrire, oppure che tenevo lì nell'armadio indossandoli raramente, magari erano
4 anni che non li indossavo, ma li tenevo lì, anche di quelli lì avevo già fatto un buon cernimento, un buon decluttering quando ho fatto il cambio di stagione. Sto sistemando il mio armadio appunto per dover anche eliminare, archiviare quello che può essere il cambio di stagione. Infatti andrò a mettere la maggior parte dei vestiti nell'appenderia appesa, perché mi sono rimasti una quantità di capi di abbigliamento che mi permettono di tenerli tutti bene in vista, quindi di non avere un capo piegato, conservato, messo chissà dove e poi tenerlo lì non utilizzato, perché appunto mi dimentico anche di averlo. Niente, sto finendo di sistemare il mio armadio, adesso continuo nella sistemazione dell'armadio e poi andrò a mostrarvi il prima e il dopo. Per adesso il mio decluttering si ferma qua. Come vi ho detto, mi ero dimenticata di dirvi che per quanto riguarda i vestiti invernali ho tenuto 5 paia di pantaloni, perché comunque in inverno porto solo ed esclusivamente pantaloni, per il fatto che vi ho detto che sono molto freddolosa. Mi piacciono le gonne, ma le porto soprattutto in estate, perché mi piacciono le gonne, ma odio le calze, le calzamaglia, i collant, poi soffro il freddo. Quindi mettere una gonna d'inverno con le calzamaglia o con i collant, no, perché soffro troppo il freddo e poi detesto appunto i collant e le calzamaglia, ma la pena sopporto i calzini, li sopporto solamente perché sono freddolosa, altrimenti non metterei nemmeno quelli. Infatti io, come viene l'estate, piede libero, i calzini sono archiviati. Quindi ho tenuto quei 5 paia di pantaloni invernali accoppiati a 5 fra magliettine e maglioncini. E questo è il mio guardaroba invernale. Ho tenuto un cappello, una sciarpa, un paio di guanti, e questo è, diciamo così, due cappotti. Io li chiamo gibbotti, ma possiamo definirli più mini cappotti. Quello lì corto, che è blu, e quello lì bianco, che è più lungo, arriva quasi alle ginocchia, quindi poi un cappottino, diciamo così, un piumoncino corto e un piumoncino, un giubbottino lungo per l'inverno, belli pesanti. E questo è per quanto riguarda il mio guardaroba invernale. Ho tenuto 3 pigiami estivi, 2 pigiami invernali e 2 pigiami primaverili. Non penso che me ne occorra altro, perché lavo e metto il pulito, lavo e metto il pulito, quindi per il momento mi sta bene così. E adesso continuo con la mia sistemazione dell'armadio. L'armadio, come avete visto, bene ma non benissimo, va meglio sicuramente paragonata al primo, così perlomeno va meglio. Ho levato una mensola perché comunque i vestiti appesi con la mensola andavano poi piegati su quella mensola, non mi piacevano molto. Per il momento ho messo tutte le cose estive, quelle lì che uso dentro casa, le ho messe nell'ultimo cassetto della cassettiera che tengo nell'armadio. Sul ripiano, sulla mensola, sul ripiano dell'armadio ho messo il guardaroba invernale, quindi le magliette invernali, i maglioni invernali, i pantaloni invernali. Appeso ho messo qualche maglietta che uso più raramente per uscire. E niente, per il momento va bene così.
Ho declatterato ancora qualche cosa, ho declatterato anche molta biancheria intima, ho declatterato qualche altra cosa estiva, ho declatterato tutte quelle cose che ancora avevo lasciato quando ho fatto l'ultimo decluttering nel cambio di stagione. Niente, per il momento lascio così, come ho detto, bene, ma non benissimo. Magari la prossima primavera e la prossima estate butterò via anche qualche altra cosa, ma vediamo, piano piano mi sto avvicinando ad un armadio più minima e mi sento molto meglio. Io vi saluto, vi mando un bacione e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!